Un saluto a tutti i telespettatori e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Un motociclista di 34 anni, Antonio Carlucci di Carovigno, ha perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto sulla complanare della superstrada per Lecce in località Specchiolla, nel territorio di Brindisino. Nell'impatto è rimasta ferita in maniera non grave una ragazza, Tiziana Semeraro, di 23 anni, che si trovava con l'uomo in sella ad una Honda Hornet di grossa cilindrata. Il guidatore sarebbe uscito di strada con la moto, finendo nei terreni circostanti per cause ancora da accertare. Voltiamo pagina. Il problema ambientale, i rischi per la salute, lo spettro del sequestro che getta nel panico 11.634 operai dell'Ilva di Taranto e la possibilità che il blocco dello stabilimento pugliese paralizzi l'attività di tutti gli impianti d'Italia che dipendono proprio dalle produzioni ioniche. La crisi dell'Ilva quindi rischia di contagiare l'intero gruppo e i lavoratori davvero tremano. Questi temi dell'importante vertice convocato questa mattina a Roma a Palazzo Chigi dal ministro all'ambiente Corrado Clini. All'incontro, oltre allo stesso Clini, il premier Mario Monti, il ministro dell'economia e delle finanze Vittorio Grilli, il ministro dello sviluppo economico, infrastrutture e trasporti Corrado Passera, il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca, i rappresentanti dei sindacati, il senatore Nicola Latorre, l'onorevole Raffaele Fitto e l'onorevole Salvatore Ruggeri. La delegazione pugliese, formata dall'assessore regionale all'ambiente Lorenzo Nicastro, dal presidente della provincia di Taranto Gianni Florido e dal sindaco di Taranto, Ezio Stefano. Tra i nodi da sciogliere ci sono gli interventi da inserire nella partita delle bonifiche, il cronoprogramma e l'individuazione delle risorse necessarie per far fronte al tutto. Al momento la Regione, dopo il varo della legge finalizzata ad abbattere l'inquinamento e a salvare l'acciaieria dai sigilli giudiziari, visti i risultati delle perizie che associano le malattie alle emissioni, si è detta pronta a mettere sul piatto 100 milioni di euro, confidando nella disponibilità del governo ad investire il doppio. Cambiamo argomento. Il presidente della provincia, Massimo Ferrarese, si dice tranquillo sulla tenuta della maggioranza in seno al Consiglio provinciale, provando così a zittire le voci che si rincorrono dall'ultima seduta del Consiglio relative a presunte fibrillazioni interne alla coalizione. L'intervista di Stefania Franciosa. Nessuna fibrillazione nella maggioranza della provincia, a garantirlo è il presidente dell'amministrazione provinciale, Massimo Ferrarese. Nessuno strappo dunque, nonostante, come è noto, il PD nell'ultimo Consiglio provinciale abbia abbandonato l'aula. La nostra è una famiglia grandissima, è quel laboratorio che è partito a Brindisi e che ha raggiunto grandissimi livelli in tutta la regione. Chiaramente non può addirittura proprio da questa provincia dove è nato il laboratorio avere delle frizioni. Piccole sicuramente sì, piccole fratture, ma che si sanano immediatamente con intelligenza. Il PD è un partito importante della nostra coalizione e noi con loro vogliamo continuare a lavorare per il territorio. Oggi con loro amministriamo ovunque, amministriamo e portiamo avanti anche le società controllate. Tutte le società controllate siamo riusciti a portarle in pareggio, addirittura inutile, e quindi io di questo sono soddisfatto. È successo qualcosa ultimamente in consiglio, ma abbiamo già, stanno chiarendo i segretari provinciali su questo. So che c'è questo problema un attimo per la giunta, noi avremo i numeri per andare avanti, ma io non lo farò. Io voglio, aspetto il PD e aspetto gli assessori per continuare a lavorare, credo bene, come abbiamo fatto in questi anni, insieme a loro finché ci saranno le province. Voglio ricordare che la percentuale di centro in provincia di Brindisi, a Brindisi, è la più alta d'Italia. E chiaramente è proprio per questo motivo che ovunque vinciamo, perché c'è un centro fortissimo, insieme al PD riusciamo a creare quel laboratorio che riesce a dare grande soddisfazione ai cittadini e quindi gli elettori ci premiano. Non c'è egemonia, c'è un rapporto intelligente di due grandi forze per poter governare, non soltanto in questa provincia, ma a livello regionale e nazionale. Il PD è forte, è compatto, è al nostro fianco e insieme vinceremo anche a livello nazionale. Dalla provincia al comune, dal Partito Democratico, arriva la conferma sul sostegno del gruppo consiliare all'amministrazione Consales, coalizione che, a parere del segretario provinciale del PD, Corrado Tarantino, cambierà il volto della città. Vediamo. Con l'amministrazione Consales la città di Brindisi cambierà volto. Ne è convinto il segretario provinciale del PD, Corrado Tarantino. Lo ha ribadito all'indomani della prima assise comunale, sulla base anche delle linee programmatiche esposte dal primo cittadino nel corso della seduta. Dal PD, ha aggiunto Tarantino, arriva il pieno sostegno al neosindaco. La sfida vera che abbiamo di fronte, cui siamo candidati e cui abbiamo ottenuto anche il risultato degli elettori, non è quello per amministrare questa città, ma è quella per governarla e provando a cambiarne
profondamente, come dire, quello che è stato il metodo di governo fin qui avuto, anche all'uso dei tanti problemi che si stanno emergendo con i primi atti che stiamo provando a capire e a vedere rispetto a quello che è stata l'esperienza passata, e anche rispetto a quello che deve essere la capacità di incidere sulle questioni e sui problemi di questa città. È una sfida enorme in cui noi proviamo a chiamare a raccolta tutta la città che ha voglia di cambiare, di dare una mano al nostro sindaco e a questa maggioranza. Continueremo con incontri pubblici perché riteniamo quello sia il miglior modo per, ripeto, cambiare questa città, coinvolgendo pienamente i cittadini. Oggi c'è già un primo dato molto positivo, c'è una maggioranza ampia, a differenza di quanti qualcuno si divertiva a provare a dire. Mi sembra che erano gli stessi che dicevano prima delle elezioni che non avremmo vinto, che saremmo andati al ballottaggio. Insomma, i nostri sondaggi allora, anche quelli di oggi, mi sembra che erano un po' più giusti. È un buon dato che consente a questa maggioranza di apparire nel migliore dei modi. La promozione di uno sviluppo armonico di attività importanti del settore terziario, coniugata con la necessità di sviluppare alcune infrastrutture destinate a migliorare le condizioni di produzione e ad attirare investimenti per il territorio brindisino, trova finalmente una importantissima fonte di sostegno nel finanziamento di 1.010.832 euro ottenuto dal Comune di Brindisi nell'ambito dei progetti POR Puglia 2006-2013, asse 4, sistema locale di sviluppo, strade rurali, misura 4.10. Lo evidenzia in una nota il gruppo consigliare alla regione della Puglia per Vendola. Il completamento dell'iter, iniziato con una richiesta di finanziamento da parte del Comune di Brindisi alla Regione Puglia, supportato da un vecchio progetto redatto nell'aprile del 2001 e ultimamente aggiornato ed adeguato allo stato attuale dei luoghi interessati, si è finalmente concretizzato, si legge in questa nota, grazie ai continui solleciti operati sin dai primissimi giorni della sua elezione dal consigliere regionale brindisino Giovanni Brigante, al quale è bastata una sola segnalazione da parte dei dirigenti comunali del settore lavori pubblici e del servizio strade per eleggere a priorità la questione. Il Comune di Brindisi è tra i pochi beneficiari del provvedimento, insieme ai comuni di Manfredonia, Vetrana, Polignano e San Pancrazio Salentino, per un totale finanziato di 4.270.000 euro. Ritorniamo in provincia questa mattina presso la sede ex IPAI che ospita la facoltà dell'Università di Bari in via Primo Longobardo al Rione Casale di Brindisi. Si è tenuta la conferenza stampa di apertura del progetto Test No Problem, finalizzato a sostenere la preparazione ai test di ingresso alle facoltà ad accesso programmato. Vediamo. Nasce per rispondere all'esigenza di alcuni indirizzi scolastici che non prevedono nei loro piani di studio conoscenze e competenze idonee ad affrontare test universitari. Il progetto Test No Problem, voluto fortemente dall'amministrazione provinciale di Brindisi. 40 gli allievi che potranno accedere gratuitamente ai corsi che si svolgeranno presso le aule attrezzate della Cittadella della Ricerca. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'ITIS Maiorana di Brindisi e il liceo Pepe Calamo di Ostuni. Una scuola estiva dunque per i maturandi che intendono affrontare a settembre i test per l'iscrizione alle facoltà scientifiche. Si entra dunque nel vivo del progetto. Sì, finalmente passiamo dalle parole ai fatti. Devo ringraziare la mia predecessora che ha avuto questa intuizione e sono onorata di portarla avanti e di realizzarla concretamente. Sono contenta perché comunque a questi ragazzi va dato un supporto e un sostegno per affrontare questa fase di studio, in quanto si apre un mondo nuovo per loro dopo gli studi superiori, adesso quelli universitari, e quindi dargli una maggiore tranquillità e serenità nell'affrontare questa prova che è abbastanza impegnativa. Uno dei dati positivi è sicuramente il fatto che i corsi sono gratuiti. È fondamentale, questi corsi mediamente costano dai 6 ai 7 mila euro e la realizzazione di questa realtà, che mi è costata 2 anni di lavoro, è un esempio classico di democrazia cognitiva, di centralità della persona, di sussidiarietà e di funzione sociale d'impresa. E grazie anche all'Enel che noi siamo giunti a questo risultato, perché questo è cofinanziato dell'Enel. Questo progetto subentrerà anche il Comune di Brindisi e permettiamo ai nostri ragazzi, a parità di potenzialità intellettive, di concorrere a dei test che sono davvero molto impegnativi e molto selettivi. Ci spostiamo a Martina Franca, dove l'amministrazione guidata dal sindaco Franco Ancona ha avviato la serie di incontri con la cittadinanza sulla gestione del servizio di raccolta differenziata che in città resta bloccato sul 4%. Vediamo. La partecipazione diretta dei cittadini e delle associazioni come base di partenza per riorganizzare il servizio di raccolta differenziata a Martina Franca.
Dopo la visita a Salerno e ad Acerra da parte di una delegazione comunale guidata dal sindaco Franco Ancona e dall'assessore all'ambiente Stefano Coletta per uno studio sul campo delle best practices in due dei comuni più virtuosi in materia di differenziata e all'indomani di una prima ricognizione effettuata in città, l'amministrazione comunale ha voluto avviare l'annunciato confronto diretto con la comunità martinese per affrontare con l'apporto e il contributo di tutti quella che rappresenta una vera priorità. Nella sala consigliare di Palazzo Ducale, il primo cittadino, l'assessore all'ambiente e diversi consiglieri comunali hanno incontrato singoli cittadini e responsabili delle associazioni per un primo momento di condivisione e confronto sui temi legati alla gestione della differenziata. Abbiamo chiesto questo incontro alla città, alle associazioni, proprio per cercare di costruire un percorso comune, per cercare di costruire un capitolato insieme con le associazioni che saranno e con i cittadini che saranno i diretti protagonisti del cambiamento. L'argomento non è facile, però abbiamo notato una grandissima partecipazione, soprattutto col sorriso dei cittadini e una grandissima voglia di collaborare con l'amministrazione per questo tema così importante. Noi ad Acerra abbiamo capito molte cose, ad esempio abbiamo capito che conviene coinvolgere direttamente i ragazzi, conviene coinvolgere, è importante coinvolgere le scuole. Ad Acerra addirittura c'è stato un progetto di start-up della raccolta differenziata nel quale progetto venivano coinvolti 30 ragazzi pagati mensilmente per 5-6 mesi ai quali si chiedeva di andare nelle case e spiegare cos'è la raccolta differenziata. Oppure un altro esempio, ad Acerra c'è stato un regolamento comunale col quale il comune faceva una convenzione con i vigili urbani chiedendo loro di aprire direttamente davanti al cittadino le buste verificando se il cittadino fosse adempiente o inadempiente. Quindi abbiamo imparato tantissimo ed è stata un'esperienza formativa che continuerà peraltro nel tempo. Ad esempio io venerdì mi recherò a Cosenza per un incontro con il CONAI sempre sulla raccolta differenziata. Noi abbiamo un problema di un appalto scaduto già da 10 anni e che dura da 20 anni, sicuramente inadeguato. Bisogna assolutamente, stiamo ponendo mano al nuovo appalto e per questo stiamo facendo una consultazione più ampia con le associazioni per raccogliere anche le loro indicazioni e la loro collaborazione, perché per farla differenziata occorre una grande partecipazione dei cittadini. La soluzione di molti dei problemi di Martina Franca dipende anche dalle attività che i cittadini fanno, sia in questo caso come nella differenziazione dei rifiuti, ma posso anche guardare la stessa cosa per la programmazione dell'uso del territorio dei prossimi anni. Sono scelte importanti che riguardano non solo la nostra amministrazione ma il futuro di Martina ed è giusto che tutta la città sia coinvolta. Noi diciamo sempre che la partecipazione dei cittadini e il recupero del senso civico può evitare allo stesso cittadino di avere la multa per il parcheggio abusivo, la multa per delle infrazioni al codice della strada, la multa per aver occupato impropriamente il suolo pubblico. Però noi sempre abbiamo chiesto ai cittadini di reinserirsi nel circuito della legalità in tanti comportamenti. Probabilmente non dipende anche dal cittadino in sé, dipende dal fatto che in questi anni le regole non sono state fatte valere. Oggi noi diciamo che su questo puntiamo molto perché la città deve essere più ordinata e accogliente. Il 19 luglio del 1992 il ritrovamento sul fondale nelle acque in località Punta del Serrone dei preziosi bronzi di Brindisi. Oggi, a 20 anni esatti di distanza, quella scoperta resta una pietra miliare nella storia dell'archeologia subacquea italiana. Vediamo. È considerata una delle più grandi scoperte archeologiche a livello nazionale. Il ritrovamento, datato 19 luglio 1992, di oltre 200 reperti recuperati sul fondale nelle acque in località Punta del Serrone, 2 miglia a nord dall'imbocco del porto di Brindisi, poco prima delle spiagge di Punta Penne. Oggi, a esattamente 20 anni di distanza, il ritrovamento dei bronzi di Brindisi è ancora un importante riferimento per l'archeologia subacquea del territorio. Sono state le esplorazioni marine di 5 appassionati di pesca subacquea, Luigi Robusto, all'epoca maggiore dei carabinieri, Teodoro e Aldo Sciurti, Giancarlo Scorrano e Giuseppe Tamburrano, a portare alla straordinaria scoperta. All'ufficiale è dovuto il primo ritrovamento, quello rinvenuto alle 19 del 19 luglio. Sul fondale, a circa 400 metri dalla riva e a 16 metri di profondità, si intravede un piede metallico che fuoriesce dalla sabbia. Un altro reperto simile era stato già rinvenuto nella stessa zona circa 20 anni prima. Gli altri ritrovamenti si registrano a circa una settimana di distanza, quando il vento di tramontana permette al gruppo di sub di tornare ad immergersi nella zona. Questa volta vengono avvistati più pezzi, mani, teste, piedi e anche una prima statua.
Il resto viene successivamente recuperato dalle squadre specializzate della cooperativa Aquarius, coadiuvata dal GRAS, il gruppo ricerche archeologiche subacquee di Brindisi, dal 6 agosto al 2 settembre del 92, durante il quale vengono recuperati, in un'area di circa 300 metri quadri, 700 frammenti bronzei di varia tipologia e dimensione, di cui 200 identificabili. Tra questi più interessanti sono i due torsi di personaggi maschili di dimensioni reali, risalenti alla prima età imperiale romana, le due teste barbate, tipo figurativo del filosofo, due teste di personaggi maschili di età imperiale romana, una delle quali ritrae l'imperatore Tiberio, una testa molto frammentata, ritenuta somigliante ai ritratti dell'imperatore Caracalla, due teste femminili di buona fattura e una di bambina, due frammenti riferibili a una coppia di grandi ali accuratamente decorate che appartenevano ad una statua alta circa 2 metri raffiguranti la dea che porta la vittoria in guerre e competizioni e numerosi frammenti di arti e di panneggi. Reperti, la cui datazione può essere attribuita ad un ampio periodo compreso tra la seconda metà del IV secolo a.C. e l'età romana imperiale. Una delle statue è costituita da due frammenti, una testa completa di collo e un busto con il braccio destro scoperti in punti diversi del fondale, rappresenta un principe ellenistico. Secondo lo storico dell'arte greca e romana Paolo Moreno, la scultura raffigurerebbe il console romano Lucio Emilio Paolo, vincitore della guerra di Macedonia nel 168 a.C. Dopo 20 anni, dunque, il ritrovamento dei bronzi di Brindisi costituisce una pietra miliare nella storia dell'archeologia subacquea italiana. Proseguono gli appuntamenti della rassegna Cultura Miamo, promossa a Brindisi dall'amministrazione provinciale in collaborazione con l'associazione Motumus. Sabato prossimo, 21 luglio, in scena il Festival del Salento, che vedrà salire sul palco band musicali poco note alla città. In questa rassegna c'è spazio anche per i nuovi talenti, ecco perché sabato è già previsto un festival dei nuovi talenti. Sì, noi abbiamo senz'altro appoggiato il Festival del Talento, organizzato da Vetrine Inedite, che raccoglie oltre 35 band musicali non famose, ma che nonostante questo lavorano alacremente sulla loro produzione artistica. Questo, se possiamo dire, anche in risposta a chi diceva «Ah, ma sempre le solite band». Non è vero, perché sul palco di questo festival si esibiranno tutti e tra l'altro sono previsti anche dei premi. È un festival che è nato l'anno scorso ed è durato addirittura 3 giorni. Molto interessante anche perché, oltre alla promozione della musica, prevede anche la promozione dell'artigianato. E quindi è come si crea una specie di fiera, no? Dell'artigianato e dell'arte musicale, quindi mi sembra un'iniziativa molto lodevole. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria tra poco.